Cari videogiocatori e care videogiocatrici, ben ritrovati ancora qui per la 13ª volta su Control. Allora, stavo facendo delle missioni secondarie, questa qui contenimento, io potrei anche infischiarmene e andare a fare direttamente le altre, vediamo un po'. Cosa c'ho di missioni? Vabbè, a parte questa qui che non me ne importa. Trova i 6 contenitori dei vecchi compagni di squadra di Erich. Fuga di Langston. Potrei iniziare da vecchi amici. Tanto quell'altra posso ignorarmela. Ah, manutenzione, stanza dell'Atlante. Ah, sono tutti qui loro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Potrei iniziare da dove? Magari ventilazione. No, non ce l'ho ventilazione. Ah, sì, è lì. Potrei iniziare magari da ventilazione. Vedere un po'. No, perché vorrei fare ancora le missioni secondarie prima di andare avanti. Tanto quelle lì dei minuti che a tempo posso anche evitarle. Non è necessario farle tutte, almeno da come ho capito. Posso anche ignorare tutto e andare avanti. Occupiamoci della missione di Erich. Sperando che trovare i suoi 6 uomini non sia una cosa complicata. Ma tanto se voglio platinare il gioco sono costretto a farlo. Sono costretto a cercare anche loro. Il solito caricamento biblico, di durata biblica. Ok, trova 6 contenitori. Allora, io sono qui. Questo è di qua. Ah, è lui, è quello lì. Ciao amico. Voilà. E uno è andato. Ah, il gettone del jukebox. Ok, l'ho fatto. Gli altri? Potrei anche andarci così, no? Tecnicamente, visto che sono lì vicini. Uno è qua. Ah, ma è chiusa la porta, aia. Vabbè, posso andarci dall'altra parte. Almeno credo di poterlo fare. Ancora più avanti. No, di qua non ci posso andare. Devo fare il giro. Merda. Peccato, sarei potuto passare di qua, invece no. La porta è chiusa. Passando di qua invece? Ah, di qua invece si può forse? No, non c'è niente. Posso provare ad andare dritto di qua un attimo. Ho un pessimo senso dell'orientamento. C'ero stato? Sì. Ma già che ci sono, controllo anche le porte. Quassù invece va di là. Niente, no, devo prendere il... cambiare area. Ne ho fatto solamente uno, me ne restano ancora 5. Salve ragazzi, scusate. Spostamento rapido. A stanza dell'Atlante, poi magari da lì posso andare di là. Sì. Sembra una buona soluzione. Dopo la morte ricomincerai dal punto di controllo più vicino, lo so. E già qui.
Ah, tutto tizio si chiama? Questo è piuttosto degli altri, mi sa. Momento, e basta che tocco il punto, no? Ok. Diventa una bazzecola batterti. Dove sei? Dove vai? Ah, lo subisci il danno, to? To, to, ti sistemo io. Con la mia arma. Fa un altro colpo. Voilà. E forse mi darà un altro jukebox. No, niente. Un pochino stitico il nostro amico. Non ha rilasciato niente. Sì, l'altro invece è di qua. Andando in su. Ah, qui c'è gli amiconi. Questo l'avevo letto, sì. Dovrebbe essere di qua l'altro. Sì, appunto. Sto arrivando anche da te, eh. Mi sa che ne ha ammazzati un bel po'. Livello 5. Qui non sono mai stato. Posso entrarci adesso? C'è qualcosa di... Stanno già combattendo. Un secondo, adesso lo faccio qui prima. Residui della soglia. Sai che alla fine era solo un giro per prendere quello e basta. Un po' poca roba, eh. Poca cosa per me. Ok, andiamo ad eliminare anche l'altro. Ah, c'ho i ragazzi insieme, ok. Dov'è? Lì è lui? Beh, non sembri così tosto, amico. No, è miseriaccia. Boh. E anche questo qui è sistemato. Ne restano ancora tre. Sto andando bene. Pensavo che ci avrei messo più tempo, invece sono già a metà. E l'altro, gli altri, uno è là. Forse lo posso raggiungere di qua, forse. Tramite ascensore, se c'è l'ascensore qui, dovrebbe esserci un ascensore. Sì. Credo. Dovrei raggiungere i convertitori di energia CSN. Ah, sale, non scende. Pensavo scendesse. Almeno le abbiamo cambiato il vestito alla Jessie. Aveva sempre quel vestito lì. Era un po' poca cosa, eh. Almeno il vestito dorato. Grazie all'enigma risolto. Dov'è l'altro? Dov'è? Sarà qua giù. Il posto è giusto. Bisogna vedere dov'è, dov'è il mio amico. Chi è che mi ha sparato? Da dove? Allora, dove sei, pusillanime, che ti faccio fuori, pusillanime, vieni, fatti sotto. Eccoti lì. Arrivata la tua ora. Tanto sei solo capace a volare, basta.
Sei bravo a scappare, è solo quello però puoi farlo. Dov'è? Dov'è andato? Sì, ma se stai lì... Guardatelo, si va a nascondere. Come non lo posso prendere? Ok, non posso raggiungerlo di qua. Adesso ti sistemo io. Adesso? Adesso cosa fai? Scappi ancora? Ah, vuoi attaccarmi anche te, eh? Adesso ti sistemo i tori. Furbo, eh? Dai che due colpi sei andato. Due colpetti. Toh. Peccato che è volato giù. Voilà. Ne restano due. Due amiconi ancora di Erish. Uno è dalla roccia nera, l'altro è laggiù. Beh, questo lo posso raggiungere dalla... salendo per di qua. In teoria. Forse devo salire ancora più in alto. Devo fare come prima, andare qua. Voilà. Ok. Sì, usando la rotonda qui in mezzo posso raggiungere il... cos'è? Pompe di refrigerante CNS. Sì, basta che vado qua giù. Tra l'altro lì c'è anche un punto di controllo dove posso... fare un po' di ristoro, un punto di ristoro. Abilità, abilità cosa posso mettere a proposito? Cosa c'ho? Colpo a terra. Ma posso mettere anche questo. Poi, creazioni astrali, non posso creare niente al momento. Ma qui posso creare potenza e rapidità. E anche questa qui, potenza carica. Presa, rapidità, frantumazione, perforazione, carica. Ma io posso anche usare queste, cari. Devo potenziarle le armi. Tanto se muoio me le levano i punti. Tanto vale sfruttarli a dovere. Ah, così? Ah, può essere una buona mossa. Di qua, no? Le pompe di refrigerante, sì. Sto arrivando anche da te. Così poi ne resta solamente uno e posso andare avanti con un qualcos'altro, qualche altra missione. Magari andrò con la... recupererò un po' la principale. Vedremo. Eccomi. Tu sei qui, vero? Dovresti essere già qui. Potrebbe essere qua lui, non è lui. Chi è? Non ho la più pallida idea di dove sia. Però ce n'è uno invisibile, sì. Di quelli lì rompipalle. Però... essendo invisibile io non lo vedo. Ah, è laggiù? Solo che non riesco a vedere. Oh, può essere dappertutto quell'affare, io non so da... Vabbè, danno gliel'ho fatto, ok. Bene o male. Eh.
Appena si fa vedere io provo. Non è morto, quasi morto, ma non del tutto. Oh. Ah, era lui quello lì. Non era neanche segnato come nome. Va bene, ne resta uno, Thompson. Thompson che però è nella cava. Nella cava io non la posso raggiungere di qua. Devo risalire su e fare il giro di là. No problem. Faccio anche quello io. Te la senti, Jesse? Non ti sei sporcato il vestito dorato, no? No, no, è tutto bello pulito. Sennò poi lo portiamo in lavanderia. Tutta questa fatica. Stai sudando anche. Magari vorresti farti una bella doccia anche, non lo so. Allora, ok, lì c'è il punto. Passo un salto dal punto. Mi conviene sempre farci un saltino. Ok, di qua e poi in là. Poi devo tornare da Erich, no? A fargli il rapporto. Ah, è ancora più in là. Di qua, sì. Central, sì. No, non è di Central, non è di qua. Sono andato un po' troppo in là. Un attimo, sono un po' confuso. Ho sbagliato strada. Non si raggiungeva di qua? Ah, ma c'è il punto di controllo là, che scemo. Oh, no, no, no. Non cadere. Vabbè, facciamo così perché mi sto perdendo. Non mi ricordo la strada di preciso. Prendo, uso il punto di controllo e ci vado direttamente con quello. Evito problemi. Ok, ingresso cava. Perché non mi ricordo la strada per la cava. Tanto basta avere i punti di controllo. Adesso lui è giù in fondo. L'ultimo di Erich. Adesso sono nell'ingresso, no? Ingresso cava. Ancora questi qua. Chi è quello lì? Ah, è lui. Neanche. Pensavo fosse più lontano. Vabbè, se subito lì mi facilita il compito. Mi faccio così. Dove sei, Thompson? E voilà. Parlo con Erich, ok, andiamo. Almeno questa missione è conclusa. Esecutivo centrale, voilà. Ma ci ho messo una ventina di minuti. Niente di che. Chissà come cosa mi dirà Erich. Se mi dirà qualcosa, come la prenderà.
Ma tanto se lo immaginerà già, si immaginerà già tutto dei suoi compagni, suoi amici. E siamo arrivati. Ciao Erish. Eh sì. Sono qui per parlarti di quello che è successo. Here are the pouches. I found six. Well, that's all of them. Not counting mine. Well, I guess I'll just have to wear all of them. It sounds sappy, I know, but that's all I can think to do. Nothing's easy with this. Is it rude to ask what's inside? What's inside the pouches? Too late now. Now, the story's confidential, but, well, I guess I can tell you. You're the director and Comando all. io, devi dirmelo. So, the Bureau had heard rumors of a werewolf gathering upstate every full moon. Lupo Must be Mannaro. Rookies, they sent us to confirm it was bullshit. Hold on, is he about to tell me werewolves are real? Turns out, there was an altered item that was creating violent gravitational anomalies during full moons. Oh, man, we nearly bit it that night. Well, to remember the occasion, we all bought silver bullets to wear around our necks. Just in case we ever ran into another werewolf. So why did you leave the Rangers? Thought I could do more good here. Somebody's got to protect the people who protect everybody else, right? Missione completa. Ah, collaborazione. Trofeo guadagnato. Vado. Me too. You're not the only one who's busy, you know. Avrei ancora questa qua che forse non so se è completabile al momento. Fuga di Langston. Cioè si può fare, non lo so. Lettere non recapitate. In teoria potrei magari iniziarla. Appunto, l'altro è laggiù che non posso andarci. Potrei magari iniziarla intanto, andare in due punti. No, e poi continuare la principale, perché di là non ci sono ancora stato. Penso che non sia, che sia ancora inaccessibile al momento. Ci andrò più avanti. Iniziamo magari dalla prima che è subito qua. Sì, posso anche iniziarla e poi completarla dopo. Non è scritto da nessuna parte che debba completarla subito, in un'unica run. That's no normal piece of paper. Tanto, dov'è l'oggetto? È quello lì? Ok, un attimo. Qui non ci sono stato, è già qualcosa, posso andarci. Pare un documento. Corrispondenza, la truffa degli aerei. Leggiamolo. Spettabile New York Tribune. Gli aerei non sono reali, ho capito come hanno fatto. I finestrini sono schermi televisivi. L'intero veicolo si muove su grandi binari come le montagne russe attraverso dei tunnel sotterranei della Terra. Gli aeroporti sono poco più di stazioni ferroviarie modificate. Tutto questo perché il cielo è pieno di mostri, di cui non vogliono svelarci l'esistenza. Gli aerei che vediamo nei cieli sono i mostri stessi. Il governo ha creato i treni terrestri con le stesse sembianze dei mostri. Così da poterci mentire meglio. Non contattatemi. È tutto un complotto. Va bene, dai, occupiamoci della lanternina. È quella lì, no? Cos'è? Ah, ma scappa? Mi prende per il culo? No. Devo tipo essere veloce. No. Dove cavolo è?
Mi prende per il culo. Non riesco a... È velocissima. T'ho preso sta... No! Messi sto qui, lei arriva là o no? Sì. Devo aspettare che si fermi qui. Non si ferma qui se io mi metto qua, eh. Ok, posso far la finta. T'ho fregato. Lanterna escapista. Ah, ma ce ne sono ancora? Ah, non è l'unica lanterna, ce ne sono altre. Che è? Dov'è? Ah, dei nemici rompipalle. Fortuna che ho la mia affidata arma. Quindi ci sono altre lanterne. Lettura indefinita, che cos'è? No, non c'è niente. No, era un oggetto. L'avevo scambiato per un'altra. Quindi qui da qualche parte c'è un'altra lanterna. E anche dei nemici. Rotto, ti prendo il controllo, così diventi mio una meba. Ecco, combatti per me. Ah, ecco lì. Non so dove sono le altre. Ancora uno, no. C'è ancora qualcuno da qualche parte, ma... Purifica e contiene le lanterne mobili. Ah, lì. Diventa mio. Non so dove sono le altre lanterne. Mi stanno facendo perdere tempo questi qua. In una maniera. Qualcun altro che vuole un po' di piombo. A quanto pare sì. Ok. Ma dov'è l'altra? Sento tipo dei rumori. O me li immagino io i rumori. Dove sono ste lettere? Dove? Qui sopra c'è qualcosa anche, forse... Sono qui in alto? Ah, là c'è qualcosa. Qui non ero mai stato, eh. E infatti qui... È indemoniata quella lettera, un secondo. Ah, qui c'è un documento. Divieto di fumo, no, la musica no. Non voglio avere problemi. Con il copyright. Allora, divieto di fumo. Sempre corrispondenza, tra l'altro.
Ecco dove erano, per quello non le trovavo le... Sono anche in alto, devo guardarmi pure in cielo, verso l'alto. Spettabile consigliere eletto, grazie al recente divieto di fumo nel mio stato, sono felice di informarla che non voterò più per lei nelle prossime elezioni. Ah, ha perso un voto. Come tutti sanno, fumare è stato vietato perché il fumo è tossico per gli alieni, ma anche per gli umani in realtà, a cui il governo ha venduto il nostro pianeta con un accordo segreto. Se gli umani continuassero a fumare, gli alieni non potrebbero vivere sulla Terra. La nostra aria diventerebbe velenosa per loro. Se i traditori del governo non riuscissero a impedire alla gente di fumare, non potrebbero incassare milioni di dollari dagli alieni. Ho un sito web, la gente deve sapere cosa sta succedendo. Continueremo a fumare nonostante tutto, si tratta di un'emergenza nazionale. I politici stanno consegnando il pianeta ai signori alieni. Non glielo permetteremo mai, resisteremo. Fumerò per sempre, firmato. Un fiero fumatore ribelle e patriota. Fumerà finché non gli verrà un brutto male e poi morirà per via dei polmoni intasati. Però, grazie a lui, gli alieni non arriveranno sulla Terra. Grazie al fumo. Il fumo funziona come, con gli alieni come l'aglio per i vampiri. Ho capito. Voilà, allora andiamo dalla lanterna pazza, che è subito qua. Dov'è la musica? Non so da dove arriva la musica, vabbè. Salve lanternina. Adesso che questa qui farà la matta. Ok, tanto si mette lì. Toh. Almeno ho capito adesso. E due. Eh sì, magari ancora più in alto, immagino. Perché qui c'è ancora dell'altro qua. Interessante, quest'area. Sì, ma io come facevo a sapere che qui avrei trovato dei documenti? Non potevo saperlo. Una zona non segreta di più. Ancora più in alto si va. Corrispondenza, mondo a righe. Mondo a righe, mondo a righe. Mondo a righe, eccolo qua. Vabbè, senza leggerlo. Sono un abito a quadri in un mondo a righe. Sono un abito a quadri in un mondo a righe, ripetuto all'infinito. Poi c'è un cancellato, magari non diceva, sono un abito a quadri in un mondo a righe, in quella parte lì, non lo sapremo mai. Vabbè. Comunque è ripetuto, non ha senso leggerlo e rileggere la stessa frase. Qui qualcosa c'è. Speriamo qualcosa di utile. Materiale, lettura indefinita, di nuovo. Ok, qui c'è un altro coso e poi un altro documento. Ah, sono pieno. La nostra Jessie è piena. Equipaggiamento, cosa può... Ah, qui intanto posso metterci qualcos'altro. Danni colpo alla testa. Ciao. Esegui energia ottenuta dai colpi alla testa. Raggio di esplosione e io metterei questo. Il resto invece lo venderei. Cosa posso dare via? Le solite cose che ce n'ho troppe che non ne utilizzerò mai. Levo tutte le cose comuni, tanto. Voilà. Un altro documentino per la nostra Jessie. Sveglia a forma di gatto. La mia sveglia ha la forma di un gatto e muove gli occhi e penso sia arrabbiato, ma continua a chiedere scusa e non smette. Ho detto tante volte: mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Praticamente senza virgole e punti. Ma non mi lascia mai solo e non so cosa vuole. Continua a scusarmi. Vedete, anche ora mi ha detto che sono tutti qui
E devo fare attenzione che non mi veda scrivere questa lettera. Vuole che stia qui, che fissi i suoi occhi con i miei occhi e che continua a muoversi così veloce, ma non ce la faccio e temo si dimenticheranno di me dopo. Devo scrivere di questo perché non posso più continuare, ma il mio gatto si per via dei suoi occhi, cancellato, cancellato. Dura leggerla così. Vabbè, ce l'ho fatta. Andiamo anche dall'altra parte. A sto punto so che il nostro amico è di là. Ah, l'ho vista lassù in alto. Prima controllo la parte bassa. Vabbè, che sono... erano collegate le due parti. Nel caso ci fosse un documento. Ma ne dubito, niente, no. Beh, almeno stiamo visitando luoghi che non avrei mai pensato di visitare. Chi ci avrebbe mai pensato a salire quassù? Chi avrebbe mai pensato di salire? Ah, ecco, allora lì c'è il... la lanterna, là c'è il documento. C'è un bel po' di roba. La lascio per ultima la lanterna. La nostra posizione. Ehi, voi avete la le domande e i profeti hanno la risposta. Se vi siete incuriositi, attenti al tempo. Abbiamo perso circa 45 giorni negli ultimi 4 anni, tutto a causa dell'accorciamento delle giornate. Ecco perché il Vaticano ha un quadrante solare e allo stesso tempo una serratura. Un'altra cosa mentre sono qui. Se volete conoscere il segreto di tutto, confrontate il plasma con le cellule cerebrali. Sole e Luna sono composti da plasma, semplice luce, non pianeti. Dopo che si è cementato nella vostra psiche, riflettete su dove davvero vi trovate voi, io e l'umanità, cordialmente. Bah, una cosa senza senso, secondo me, questo dialogo, questa lettera. Qua invece... due, ok. Sogni intensi. Esimi membri del Consiglio Psichiatrico Americano, vi scrivo per chiedervi informazioni sul significato dei sogni rispetto alla salute mentale di un soggetto. Sono consapevole dell'esistenza di molti libri che pretendono di illustrare il vero significato dei sogni, ma nutro alcune riserve sulla loro legittimità. Comprendo che non sia una pratica usuale, ma apprezzerei molto una vostra opinione sulla mia condizione attuale. Fin da quando ero giovane ho avuto dei sogni incredibilmente intensi. Si verificano sporadicamente, ma in essi assisto ad alcuni eventi davvero insoliti. Comprendo che i sogni possano sembrare reali al momento, ma i miei sembrano davvero diversi. Non si verificano spesso, forse una o due volte l'anno. Ieri notte ne ho avuto uno. Ho visto una piccola cittadina deserta. Era completamente buio. Al centro c'era un lago. Ombre di persone si muovevano intorno a me, bisbigliando strane cose. Una luce intensa mi ha svegliato. Stavo urlando nel sonno. Mia moglie mi ha scosso per vari minuti prima che mi svegliassi. A causa di questo recente incidente ho deciso di cercare aiuto. Il medico ha detto che sto bene a livello fisico, ma ha voluto che richiedessi il vostro parere. Grazie per il vostro tempo prezioso. Distinti saluti, Richard Bowker. Un altro matto. Qui invece? È saltata la luce, mi... pensavo a qualche nemico, invece no, tutto tranquillo. Vado ancora fin là, E infatti qui qualcosa c'è. Praticamente senza la levitazione questa zona sarebbe stata inaccessibile. Inarrivabile. Quella è una telecamera, ok. Bene, posso andare dalla... più in alto non c'è niente. Riuscirò a prendere l'ultima... subito! Voilà. E una è fatta. Le altre sono da un'altra parte. Non sono qui. Adesso io scendo giù. Vai giù, Jesse, senza ammazzarti. Ah, questo non l'avevo preso, questo documento. Possibile? Eppure ero in basso. Non l'avevo visto. Sono diventato cieco. Dio meccanico. Ho
fatto un sogno e ho costruito ciò che ho visto in esso, una macchina che ospiterà Dio, ma non il Dio che conoscete o quelli che tutti conoscono, un nuovo Dio. La macchina sarà il suo corpo e la sua mente. L'ho creata proprio come il sogno me l'ha mostrata. Ho usato il motore di un frigorifero e le bobine del mio tostapane, oltre alle ventole e alla cinghia di distribuzione del motore della mia auto. Infine le ruote dello skateboard di mio figlio. Dio non può ancora muoversi, ma il sogno ha detto che avrebbe imparato a farlo da solo. Questo è solo un primo corpo iniziale. Come un neonato, ma in versione meccanica. Dio ha solo bisogno di un punto di inizio. Se volete intervistarmi, contattatemi all'indirizzo indicato sulla busta. Il mio telefono non funziona più. Ho dovuto usare il meccanismo di composizione del numero per Dio. Vabbè. Un altro psicopatico. Qui che invece cosa c'ho? Sarà della lanterna, credo. Procedura... no, le lettere. Non ho fatto la lanterna, le lettere. Lettere mobili. Procedura di contenimento. Il rivestimento di roccia nera annulla l'effetto dell'oggetto. Descrizione effetto alterato. Una pila di 4 buste da lettera. Ciascuna contenente un singolo foglio di carta. Tutte le 4 lettere sono illeggibili a causa dei notevoli danni provocati dall'acqua. Le buste, curiosamente, non mostrano alcun danno e sono ricoperte di messaggi d'amore. L'oggetto o gli oggetti possono spostarsi per brevi distanze a un ritmo inferiore a cancellato e sempre in direzione cancellato. Si tratta del primo oggetto alterato ad avere più parti separate, un fatto che in precedenza si riteneva impossibile da cancellato. Con il comitato responsabile del budget si sta attualmente valutando la proposta di portare l'oggetto o gli oggetti all'esterno della Holdest House, per seguirne il movimento fino alla loro destinazione finale. Consultare il fascicolo RTO 7158 per maggiori dettagli. Contesto: gli oggetti sono stati trovati nell'archivio posta non recapitata, dove l'archivista a capo li ha rinvenuti nel tentativo di evitare uno schedario. Ha segnalato di non aver avuto alcuna risposta di tali lettere nel suo archivio. Ok, posso andare giù e risolvere. Dov'era il... ah, qua, è vero, non mi ricordavo il punto di controllo. Qui non c'è più niente. E vado anche a fare gli altri, vediamo un po' se posso fare ancora qualcosina. Panopticon e... vabbè, sì. Uno dei due. Qua. Uno vale l'altro. Sta diventando veramente molto lungo questo gameplay di questo gioco, questa guida, di, diciamo, chiamiamola così, guida di Control, perché mi sta durando veramente tanto, non immaginavo fosse così lungo, ma andrò avanti, spero di farcela in tempo perché lo sto giocando grazie al PlayStation Now e tra un po' lo toglieranno, tra non molto, spero di platinarlo prima della fine, prima della scadenza. Io sto facendo del mio meglio. Anche perché non sto giocando sempre solo a Control, ma sto facendo anche altro. Altrimenti forse l'avrei già finito. Allora, il secondo oggetto che cos'è? È nel panoptico, no? Ci do un'occhiata, vediamo un po' che cos'è. Può essere qualsiasi cosa. Non credo che sia questo. Il cestino? No. Il ventilatore? No. No, ma che cos'è? Il semaforo? La lanterna? E il coso di ca... no, beh, non sono questi qui, ovviamente. Boh, proverò a salire ancora più in alto. Se ce la faccio. No, è rompipalle. Questi esplodono. Ah, di qua posso salire. Faccio prima così, invece di utilizzare il...
Può essere ovunque. Questo è un albero di Natale, che roba è? Un alberello, ma non è lui. Una culla, carrozzina. Qui non si vede niente, non va. Lanterna, sedia a forma di mano, semaforo. Non è questo qui. Archivio di qua? No, ma qui vado negli archivi. Cosa me ne frega di andare negli archivi, no? Perché stavo andando di lì, non lo so. Devo andare ancora più in alto, sperando che lo trovi. Sennò devo guardare un attimo una guida velocemente, per sapere dove reperire l'oggetto. Ok, saliamo ancora più in su a sto punto. Sarà qui da qualche parte, no? Qui per esempio che cosa c'è? Questa è vuota. E non c'è niente. Qua la 7. Non c'è. Queste sono tutte vuote, mi sa. Non hanno gli oggetti del. Questa non neanche si vede, non si può aprire. Ma dove cavolo sta? Forse mi conviene dare un'occhiata. Cos'è questo? Una tavola da surf? Un secondo, guardo, perché sennò qui non so dove andare. Li devo girare tutti. Ok, ho dato un'occhiata, il semaforo, e si trova al quarto piano, appunto. Sì, nel panoptico, nel semaforo, è dal quarto piano. Adesso lo so, almeno evito di perdere tempo. Salve amici. Non me ne frega niente di voi, io sono qui per il semaforo. Ah, ok. Ah, il vecchio frigo, sì. Lo ricordate il frigo? Ho fatto una missione secondaria con il frigo. Dovrebbe essere di qua il semaforo, qui da qualche... No. Non cadere, cara. Allora, ha detto 713, mi sembra di aver letto. Non è qui ovviamente, forse dall'altro lato il 713. Vado a vedere di là. È 716 addirittura lì. Forse 716, avevo letto male. No, ma non può essere di qua, è impossibile. Oh, ma ha detto al quarto piano. Passaggio alterato. Ah, è qui. Allora, quando è verde ho letto che si può muovere. Quando è giallo no. C'è rosso fermo. Poi devo fermarmi, da come ho capito. Sì, come l'auto, come se fosse un'auto. No, è disgraziato, scappa. È tipo quell'altro lì che aveva creato quel passaggio alterato. Comunque l'ho trovato, è giusto di qua. Uai. Ma dov'è? Fin laggiù. Cioè, fai la luce fin qua. Non devo muovermi quando ho la luce rossa. Vai.
Ti libererò. Ok, è stato più facile delle lettere. E un altro è andato. Posso tornare indietro? Qui non c'è niente. Com'è? Non credo che sia. Visto che è una zona alterata. Mi resta la lanterna e la sedia. Una delle due cose non le posso fare al momento, credo, perché devo andare da un'altra parte. Allora vado di là, così c'ho il... No, non devo andare di là o no? Com'è? No, è sì, dall'altro lato per raggiungere il punto di controllo e vedere un po'. Salve. Dove c'era il frigo? Voilà. L'altro oggetto è nella, negli archivi, quindi devo tornare indietro. Ho settore dal settore logistico forse raggiungo... Credo. Se non erro. Allora, di qua dovrei riuscire a raggiungere la medica, credo. Beh, basta raggiungere la medica, farà meno quella, sì. Ok, ci sono degli amiconi. Mi sa che questo gli fa male. Cambiare arma, sì. Ciao amico, te lo tiro in testa, tu. Materia instabile. Dicevo, l'ala medica è di qua, no? Cioè, tecnicamente sarei già nell'ala medica, perché non... Ah, forse di sopra? Di qua? Sì, l'oggetto è di qua, sicuramente. Qui non c'è lo stato. Ah, posso aprire anche questa, tra l'altro. Ok. Salve. Livello 6. Qualcosa ci sarà di buono qua dentro. Fatti una registrazione. Ascoltiamola. Patient is experiencing migraine-like pain, intense pressure behind the eyes, and partial blindness. He has no recollection of his time in the astral plane and appears severely disoriented. Preliminary examination revealed no immediate cause, so we will be sending the patient for x-rays and... Sento dei lamenti. Mi sa che è peggio dei lamenti. Beh. Non sei qui, vero o no? Beh, non lo posso prendere, maledizione. Devo levarmi un po' di roba di nuovo. Cos'è? Di nuovo tutte le armi? Ah beh, sì, qui devo controllare i collezionabili un attimo anche. Ok, mod personali ne ho anche troppi. Devo levarmi quello meno utile. Assoluta, livello 5, no? Ah, esiste un livello ancora più alto. Non lo sapevo.
Bah, può andare bene anche così. Per me, sì. Devo ancora questa. Adesso qui che cosa apro? Cos'è, tutto un giro? Alla medica. Sto sempre nell'ala medica, ma non ho... non sono andato nella zona giusta. Vabbè, ci andrò adesso comunque. È grande l'ala medica, è piuttosto grandicella. L'ala medica cosa c'ha? La sedia a forma di mano. La sedia a forma di mano. Dove sarebbe sta... qui dentro? Cos'è sto schifo? Qui non ce l'ho neanche stato, ma non c'è non c'è la sedia a forma di mano. Cioè non vedo niente. Questa è una normalissima sedia, no? Dove starebbe sta sedia, scusami? Provo ad andare a vedere di qua di nuovo, ma ce l'ho già passato. Non ha fatto neanche un commento lei Jesse. Quindi qui non c'ero mai stato. Lì sembra esserci qualcosa di strano, non lo so, vado a vedere poi. Ma non credo che sia la sedia. Rapporto autopsia, soggetto cancellato, resoconto. Il deceduto era una persona di cancellato anni, cancellato, senza condizioni mediche di rilievo. Il soggetto è stato portato qui dopo essere stato trovato nella soglia attiva, in uno stato di decadimento precoce simile nell'apparenza a quello caratteristico di quello fungino. Durante l'autopsia le cavità pleurali del cadavere sono state riscontrate come piene di muffa, a un livello tale che lo staff medico ha dovuto indossare abiti anticontaminazione. La procedura è stata inoltre ostacolata da anomalie quali la temperatura elevata del corpo e i muscoli del busto di forma innaturale, forse a causa dei gas intrappolati all'interno. I campioni di routine, i campioni di tessuto richiesti dal dottor Underhill, sì, la nostra dottoressa, quella che abbiamo aiutato, sono stati estratti con successo. Tuttavia, era guardevole la rapida regressione al di fuori del corpo ospite, causa della morte, ingestione di muffa. Fare riferimento al documento 594-2716 per il rapporto completo. Ingestione di muffa, cos'è? Se l'è mangiata? Ah, giusto, non ho guardato gli altri. Beh, questo è multimedia che mi confonde. Lo levo, basta solo passarci. Ok, non risulta già più. Fascicoli del caso, sì, il semaforo, no? Procedure per il semaforo. Luce rossa AI49KE. Procedura di contenimento. L'effetto dell'oggetto dipende dall'esposizione alla luce solare. Descrizione effetto alterato. Un semaforo con tre luci ben distinte, disposte in verticale su ciascuno dei suoi quattro lati. Dall'alto verso il basso le luci sono rossa, gialla e verde. Si ritiene che nella manifestazione di questo oggetto e del suo effetto sia coinvolto un popolare gioco per bambini. Consultare CBA 316 per maggiori dettagli. Se un'entità si avvicina all'oggetto mentre attiva la luce rossa, sarà immediatamente trasferita a una distanza di cancellato dall'oggetto stesso. Ah ah, ma io ti ho fregato perché l'ho letto e sapevo di non dovermi muovere mentre era rosso. Nota. Le teorie secondo cui l'oggetto trasferisca le persone in una linea temporale precedente o in un universo parallelo sono state scartate, dopo un'attenta valutazione. Contesto. L'oggetto è stato scoperto dopo che un semaforo a un incrocio vicino a una scuola elementare ha iniziato a trasferire persone dopo il tramonto. Un certo panico locale ha portato il caso all'attenzione dell'agenzia. L'oggetto è stato recuperato e la confusione è stata giustificata al pubblico come la conseguenza di una fuga di gas. Un gas...
che ti fa bere l'allucinogeno. Comunque anche qui non c'è niente di interessante. La sedia ancora non l'ho trovata, comunque. Ah, è qua giù. Sicuramente è lì. Il problema è che c'ho i nemici, rompi palle. Un secondo, fatemi ricaricare. Sì, si muovono tutti gli oggetti lì. È il tuo turno, bello. Voilà. Posso occuparmi... Ah. La sedia fa... Cos'è qui? Ah, qui non si può andare, ok, sì, perché c'è quell'affare lì. Non è ancora aperta, manca qualcosa. Ah, di là dentro? Ah, è quella lì, la sedia a forma di... Un secondo, fammi vedere prima di qua. Anche qui. Non ha liberato? Stranamente non è libero. Vabbè. Devo preoccuparmi anche di quella mano. Ah, un altro lì, ecco perché. Libero? No. C'è ancora qualcos'altro qui? Ah, qua. Forse lui. Si spera che sia l'ultimo. No. Dov'è ancora del rosso? Scusa. Ah, dentro? Ancora, di nuovo? Ma si rigenera all'infinito sto... Ah, ecco, adesso è libero. Non si liberava più. Ok, posso occuparmi della manina. Prima guardo di qua nel caso, ma non dovrebbe esserci niente. No, infatti. Come la prendo la mano? Con la telecinesi? A me. Tutto qua. Una delusione, eh. Sì, sono d'accordo con Jesse. Procedura per la mano. Ah, mi manca la lanterna, che però non la posso fare al momento. Sedia a forma di una mano umana, AI-63KE. Io non la comprerei mai una sedia del genere. Oh, ognuno ha i suoi gusti. Procedura di contenimento. L'oggetto deve essere tenuto in isolamento e rimosso da altri oggetti non protetti. In nessuna circostanza è consentito sedersi sull'oggetto. Sì, perché potrebbe afferrarti le chiappe. Descrizione effetto alterato. Una sedia di plastica dalla forma di una mano umana risalente agli anni 60. Il palmo della mano forma una sedia con le dita che rappresentano lo schienale. L'oggetto influenza le forze gravitazionali, attirando e respingendo altri oggetti nelle vicinanze con una forza di cancellato. Le dita sembrano poter cambiare posizione, anche se troppo velocemente, per poter essere effettivamente viste o filmate. L'oggetto potrebbe cambiare forma piuttosto che muoversi. L'oggetto mostra tali effetti solo durante le notti di luna piena. Ah, quindi è una sedia licantropa. L'analisi dei campioni ha confermato che contiene materiale genetico umano. Contesto. Trovata in un magazzino presso Cancellato, ad Albany, una squadra di reclute di incursori, accompagnata da un agente operativo esperto, è stata inviata per indagare su alcune dicerie locali, quando si è imbattuta nell'oggetto. È riuscita a recuperare l'oggetto con successo. Consultare il caso PAI, 6121-22, per maggiori dettagli. Voilà, e anche questa è fatta. Purtroppo non posso prendere l'altro al momento, dovrò... Perché ho dato un'occhiata e so che è legata a un'altra missione secondaria. Quindi niente, o vado avanti con la storia o stoppiamo qui. Ma magari 5 minuti potrei ancora andare avanti per vedere giusto che cosa c'è. Vediamo un po', vediamo. Ovviamente tornando indietro.
Dai, voglio andare a vedere solo cosa c'è, giusto per iniziare logistica. No, rompono le palle. Salve ragazzi, io me ne vado. È stato bello anche se durata poco. Voilà, sì, dovrebbe essere tipo di qua da qualche parte. Ah, qui c'è tra l'altro il punto di controllo, posso anche toccarlo. È tipo qui da qualche parte deve essere. Forse è tipo di qua. Voglio trovare almeno la strada, giusto per essere pronto per andare avanti, no? Qui non c'ero stato, bene. Velocità di fuoco puntato. Allora, comunque devo andare avanti, dritto di qua, in un modo o nell'altro devo procedere. Qui invece c'ero stato. Un documento che non avevo preso. Fascicoli del caso. Inserti sul manichino. Del manichino. Sul manichino. No, sul manichino. Busto di manichino AI7KE. Contesto. L'ultimo proprietario dell'oggetto era Madame Cancellato, una cantante lirica di Berlino. Dopo che la sua carriera è terminata a causa di uno scandalo pubblico, si è trasferita a Cancellato nel Maine per motivi sconosciuti. Magari è andata a trovare Stephen King. Con lei sono arrivati anche tutti gli orpelli della sua vita precedente. Incluso tale oggetto. Secondo gli abitanti locali, negli anni trascorsi a Cancellato, ha lasciato raramente la propria abitazione. Dopo la sua morte causata da Cancellato, lo Stato ha tenuto un'asta pubblica per vendere i suoi effetti personali, dopo essersi accertato che non avesse alcun parente noto. Ci sono vari rapporti personali in conflitto, ma le dichiarazioni fornite dai testimoni dell'evento contengono alcuni elementi comuni. Quasi ogni testimone ha visto numerosi manichini irrompere dalle finestre, rotolando fuori. Alcuni hanno segnalato la presenza di luci luminose, altri la presenza di un canto acuto, ma non sono state verificate. Numerosi civili che si trovavano nella casa al momento dell'incidente sono stati ricoverati in ospedale per varie ferite. Due di loro sono morti schiacciati. Dopo aver visto un articolo su questi eventi durante i controlli quotidiani dell'agenzia sui principali periodici nazionali, alcuni agenti sono stati invitati in loco. L'oggetto è stato identificato e rapidamente portato all'agenzia. Ok, io vorrei solamente cercare la strada e basta. Mi accontenterei di quello. Forse di qua. Qua ci sono i bagni. Non credo che siano i bagni. Qui si raggiunge il panopticon. Potrebbe essere di qua andando di là. Magari ho sbagliato strada prima. Questo non l'avevo neanche aperto. Bene. Ce n'è un altro di qua, ma non posso andarci. No, potrebbe essere di là effettivamente, eh. Potrebbe essere una porta magari di livello 6 che era inapribile prima, adesso invece magari si può aprire. Devo raggiungere sicurezza e andare di là. Oh, mi perdo facilmente. Tipo di qua? Ah, sicurezza. Di qua sono della sicurezza. Forse è qui da qualche parte. Se uscissi di qua. Ok, qui c'è i bagni, niente. Lì ci sono gli amiconi, no? Allora, torno qua e giro di là. Cioè, andando avanti di qua, eh. Cioè, aprimi, no? E non mi apre. C'è tipo un giro, vero?
Coso medico, alla medica. Tipo dall'ala medica facevo un giro completo e passava. Bene o male dovrebbe andare dall'altro lato. Qui non c'era niente, no. No, voglio solo trovare almeno la strada. Un secondo, fammela trovare, gioco. Forse di qua. Dovrebbe essere di qua, in teoria. Sicurezza, ok. Qui rompono già le balle. Subito che mi attaccano, neanche il tempo di... Ok, ok, l'ho visto. Curati, Jesse, prendi le cure, sennò rischi di morire alla velocità della luce. Dove cavolo è andato? Ah, sono là. Andato, okay. Oh, ma tu guarda, non posso neanche girare tranquillamente che mi trovo questi scemi. Ancora. E dai. Volete morire? Voilà, un altro è andato. Forse ne resta uno lì sopra, ok? Vi libererò. Definitivamente. Voilà, oh, alleluia. Se c'erano tutti quei nemici vuol dire che sto andando nella direzione giusta. Di qua, infatti. Appunto. Numero 6, vedete, era la sesta. Bisognava andare di qua. Qui non sono mai stato, no? Punto, che va. E posso raggiungere l'altra area, quella lì nuova, sì. Qui c'è qualcosa? No, beh, no, sì, c'è qualcosa, un documento. Adesso ormai staccherò. Specchio riflesso. Ah, non sono riuscito a leggerlo. Fascicolo caso, specchio riflesso, vai, 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 vai. Ok, specchio vittoriano, contesto, cancellato. È stata ricoverata in un ospedale psichiatrico per instabilità emotiva, poco dopo essersi trasferita nell'Illinois con la sua famiglia nel 1914. L'oggetto è ricomparso ufficialmente nel 2006, quando l'agenzia ha indagato sull'improvviso aumento di persone scomparse in cancellato nell'Illinois. Gli agenti hanno trovato l'oggetto appeso nella biblioteca locale. Lo hanno rapidamente isolato, anche se non si sono più avute notizie delle persone scomparse in città. Risorse supplementari. Data 18 agosto 1915. Abbiamo certificato che nel caso della signora cancellato si tratta chiaramente di follia causata da isteria, cattive frequentazioni, problemi femminili immaginari. La sua fissazione per lo specchio di famiglia è degna di nota, anche se non è una cosa rara considerando l'indole femminile. La signora Carver è un soggetto destinato all'ospedale psichiatrico e rimarrà confinata finché il suo disturbo non sarà passato. Firmato dottor cancellato. Va bene. No, non voleva farsi riconoscere la firma il dottore, si vergognava anche lui. Programma candidati primari. Oh, sono nel luogo giusto allora. Quando sono qui vuol dire che sono nella nuova zona. Candidati primari. Ah, cioè, vediamo un po' che cosa ha da dire il nostro
Non c'è candidati primari, scusami. Sì, questo qua. Vediamo un po' che dice Trench. 2 minuti. Quindi rilassiamoci un po'. I doubled every effort to find new prime candidates. There was no one. No one but me. That wasn't good enough. I pushed hard. I never wanted the Bureau to end up in that situation again. The Bureau needs a director. Always. When my time reaches an end, I want more options on the table. P1 through P5 were all false leads, dead ends and disappointments. Then P6. Ah, il fratello di Jesse. He fell into our arms. No parents, they're gone. Casualties of an AWE. The boy has exceptional talent. The oldest house will be his home. We'll build him from the ground up. He'll be trained and taken care of. Darling can be in charge of this project. I can't. I'll stay away. I will not fail the boy like I failed my own family. My daughter and my wife. We weren't careful enough back then. Something came home with me. I took work home. When I realized my mistake, I wanted to bring her here for Darling to do what he could. Kate flat out refused. Civilian doctors treated our daughter, but they didn't have a clue. She died. Kate left me. Same old story. That was a long time ago. The Bureau is all I have now. And the prime candidates are our future. There are two. P6 and P7. We're spoiled for choice. Vedremo mai bene in faccia Trench, a parte nel... Vabbè, comunque l'ho guardato. La zona nuova l'ho raggiunta. Io potrei anche fermarmi qui perché... potrebbe essere ancora lungo, qui non ci posso andare, devo andare per forza di là. Va bene, spero che questa 13ª puntata di Control vi sia piaciuto, perché io non so dove trovare il controllo, il punto di controllo andando avanti, invece ricominciando andrei là. Spero comunque che questa puntata vi sia piaciuta, e nella prossima andremo avanti, dove appunto continueremo la... troveremo lo specchio, trova lo specchio in sincronicità, è quello l'obiettivo, che è l'obiettivo primario, no? La missione principale... No, non è la missione principale, è il volto del nemico. Che sono già qui, appunto. E poi c'è lo specchio che è secondario, ma è apparsa in automatico. Questa missione. E fuga di Langston. Beh, quella dalla lanterna. Si vedrà quando potrò farla. Spero che questa 13ª puntata, parte di Control, vi sia piaciuta. Io mi fermo qui. Come ho appena detto prima, senza andare nel punto di controllo nuovo perché non so dov'è, perderei, diventerebbe troppo lunga cercarlo, invece voglio girare con calma questa nuova area. Niente, e alla prossima, come sempre. Ciao!